E salve a tutti e benvenuti nel mio nuovo e primissimo video. E oggi vi farò vedere. Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo e primissimo video. E io sono Ax e oggi costruirò il mio ufficio, insomma, dove inizieremo tutti i video. Allora, intanto scaviamo il perimetro. Allora, eccoci qui. Ora, per chi lo volesse ricopiare, nel senso se qualcuno vuole fare sempre dei video su Minecraft e vuole iniziare con un bell'ufficio, insomma, il perimetro è, allora, di altezza siamo a 11 quadretti, mentre invece di larghezza siamo a 10. Ok, allora, iniziamo col pavimento. Intanto per il pavimento iniziamo con un blocco di quarzo e ha uno strano nome per me, e lo facciamo, diciamo, a scacchiera, insomma, io trovo un modo molto elegante. Ecco, ora, una volta finito il pavimento, iniziamo a, insomma, costruire la mura. Ecco, ora, una volta finito il pavimento, iniziamo a, insomma, costruire la mura appena ritornerà giorno. Eccoci, una volta fatto il pavimento, insomma, iniziamo con il costruire le mura, anche se qua sta diventando notte e vi consiglio di usare la pozione notturna. Eccoci, allora, per le mura ci serviranno, allora, asse di betulla, vetro dipinto di nero e una porta di quercia scura. Allora, iniziamo con i miei due quadretti e la facciamo abbastanza alta come struttura. Ok, ecco fatto, e il risultato delle mura dovrebbe essere questo. E poi, e ora facciamo delle luci esterne automatiche, cioè non proprio automatiche, che decido io quando accenderle, insomma, meglio spaccare questi, non con la spada magari, così. Poi cancelliamo tutto quello che abbiamo, prendiamo lampada di pietra rossa e no, ripetitore di pietra rossa, la pietra rossa e una della terra. Allora, iniziamo poi a rimettere le lampade di pietra rossa che è diventato giorno. Si sta ponendo tutto il fuoco e poi scaviamo qui sottoterra per due assi di vetro, così per far sì che ci stia la leva. Poi rimettiamo la terra, meno male, è scappato. Ok, ora facciamo così. Dovrò elaborare un modo per farcela. E per fare un collegamento con la pietra rossa, allora inizieremo dall'interno, poi continuerà verso l'esterno e nel caso non ci dovesse passare useremo anche i ripetitori di pietra rossa. Allora, così vediamo se funziona, anzi forse è meglio far così. Allora, proviamo a vedere se funziona. Infatti le luci non si accendono. E questo? Male. Come questo ragno.
scusatemi. Allora, poi vuol dire che devo scavare ancora di uno. Poi dopo ovviamente il tutto sarà coperto. Allora, per fare un collegamento con la pietra rossa, allora inizieremo dall'interno, poi continuerò verso l'esterno. E nel caso non ci dovesse passare, cioè useremo anche i ripetitori di pietra rossa. Allora, così, così, vediamo se funziona. Anzi, forse è meglio far così. Com'è. Allora proviamo a vedere se funziona. E infatti le luci non si accendono. E questo male. Come questo ragno. Scusatemi. Allora poi vuol dire che dobbiamo scavare ancora di uno. Poi dopo ovviamente il tutto sarà coperto. Allora, qui spacchiamo tutto. Allora, ragazzi. Ecco, allora, adesso sto ancora elaborando, però adesso ho allargato di un quadretto e qui di due. E pensavo di fare così, non va bene così, allora bisogna fare così. Questa qui la possiamo anche rompere. Questa copertura e qui so già che ci vorrà un ripetitore perché immagino che si inizia a spegnere, anzi no, molto meglio così. Ecco qua le nostre belle luci. Ora ricopriamo tutto con l'erba e le luci le ricopriremo con del vetro, mamma mia. E eccoci, allora il risultato dovrebbe essere quasi questo, poi lo farò vedere di notte. Ora prendiamo del vetro colorato, il risultato finale delle luci, e ovviamente qui non è che sia ancora bellissimo da vedere, ma faremo, a questo punto possiamo fare così. Facciamo così, dai. E qui mettiamo i blocchi. Ecco qua. Va bene, ora pensiamo al tetto, che volendo possiamo fare anche lì un impianto di illuminazione, ma oggi non lo farò perché è un duro lavoro, insomma, e quindi non lo faccio. E ora il tetto lo faremo sempre di assi di tulla. Risultato finale delle luci, e ovviamente qui non è che sia ancora bellissimo da vedere, ma faremo, a questo punto possiamo fare così. Questo qui facciamo così, dai. E qui mettiamo i blocchi. Ecco qua. Va bene, ora pensiamo al tetto, che volendo possiamo fare anche lì un impianto di illuminazione, ma oggi non lo farò perché è un duro lavoro, insomma, e quindi non lo faccio. E ora il tetto lo faremo sempre di assi di tulla. Adesso arriviamo. Ed eccoci con i risultati. Allora, il tetto l'ho fatto sbordare di uno, non so, io lo trovavo abbastanza bello. Poi entriamo all'interno, come potete vedere l'impianto di luci funziona, infatti fuori si spengono. Dentro ho messo la luce marina e come scrivania ho usato delle scale di legno di abete.
E poi qua ho voluto fare dei divanetti con le scale di quarzo. E niente, questo è il mio ufficio. Ora aggiungerò una bella targhetta che vedrete la prossima volta. E basta. Ciao!